questa seconda domenica di Avvento e abbiamo veramente percepito come Luca volesse veramente incorniciare dal punto di vista storico e geografico tutto l'evento della nascita del Signore, perché Luca parla di Giudea, parla di Pilato, parla di Tiberio, vuole dare una cornice storico-geografica all'evento della salvezza. E questo per una finalità veramente teologica, profonda. Cioè vuole dire che il nostro Dio non è il Dio lontano, il Dio invisibile, totalmente altro, trascendente. Non è il Dio che vive nel suo mondo, magari bello, glorioso, potente, e noi invece viviamo in una valle di lacrime. Ma anzi, Dio viene nel nostro tempo, viene nella nostra storia. Ecco l'avvento di Dio. È un avvento che si concretizza da sempre nella storia. Nasce veramente la storia come salvezza, ma la storia è sempre stata di salvezza. Perché che cos'è la salvezza? La salvezza indica una relazione. Noi ci salviamo mediante la relazione, perché da essa veniamo. Pensate un po', il fatto stesso che noi nasciamo da un padre e da una madre. Questa indica una relazione. Prima di esserci il mio io, c'è stato il tu dei miei genitori, del papà e della mamma, che mi hanno creato con l'aiuto di Dio nel grembo e mi hanno poi partorito. Quindi è la relazione ciò che ci salva, e questo avviene anche per creazione. La creazione significa questo: Dio realizza qualcosa che prima non c'era, addirittura anche un qualcuno, e si mette in relazione. E questa relazione fondamentale con Dio è fondamentale, ma questo avviene non nel cielo, non nel paradiso, ma avviene su questa terra. E in questa terra ci sono delle relazioni positive, creative, creatrici, redentrici, ma anche di distruzione, perché ogni peccato significa questo: una relazione negativa, una relazione che tende alla distruzione. E allora Gesù viene in questa nostra storia per dirci di preparare la via, ma non bisogna impegnarsi più di tanto. La nostra religione non è una religione della volontà, non è una religione dell'impegno, non è una religione del sacrificio. Se impegno, sacrificio, ubbidienza c'è, è perché c'è un dono di Dio che veramente ci abilita, per cui la nostra vita non è fatta solamente di doveri, ma di compiti che nascono da quello che noi siamo. E allora il credente, colui che ha incontrato Dio, si rende conto che nella propria vita non solo ha incontrato la vita, non solo ha incontrato la verità, ma ha incontrato anche la via. E Lui, Dio in Cristo, che diventa la nostra via. E allora Lui non solo è per noi la forza, ma anche la via da seguire. Lui diventa il nostro modello, anzi, più che modello, un testimone, perché il modello indica un'idea astratta, un po' come quelli della televisione, un po' come quelli della pubblicità. Sono realtà astratte che non hanno connessione con la nostra realtà. Invece Gesù è un testimone, perché Lui ci trasmette che cosa? Innanzitutto ci trasmette la sua vita, ci trasmette il suo amore, e con tutte le virtù Gesù ci trasmette la fede, la speranza, la carità, la giustizia, la fortezza, la temperanza, la prudenza, l'umiltà, l'affabilità, e ci dimostra con tutta la sua vita come l'uomo dovrebbe vivere, come la persona dovrebbe vivere per essere veramente persona. Perché ecco, guardando Gesù
noi possiamo dire ecce homo, ecco uomo, ecco donna, come tu devi vivere, perché guardando Gesù possiamo veramente scoprire la nostra vocazione, e questo avviene nella storia. Allora il paradiso non è l'aldilà, è l'aldiquà, che è la caparra dell'aldilà, perché chi ha incontrato Cristo e chi segue la sua via ha già iniziato il paradiso.